Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo dalle celebrazioni ancora in calendario per il giorno della memoria con l'incontro da parte di Vera Vigevani Jarak con il Parlamento Toscano degli studenti, un momento molto importante per non dimenticare. Vediamo. Tanto tempo fa fu la Toscana la prima ad abolire sia la pena di morte, sia purtroppo anche le torture che nel mondo ci sono state e ci sono ancora in tanti luoghi del mondo. Vera Vigevani Jarak, attivista e scrittrice, testimone di due tra le pagine più buie del secolo scorso, tornata in Italia dopo 3 anni, in Palazzo del Pegaso, ha incontrato i 60 studenti del Parlamento Toscano in una delle iniziative volute dal Consiglio regionale nell'ambito degli eventi relativi alle celebrazioni del Giorno della Memoria. Una storia, quella di Vera, che attraversa la discriminazione degli ebrei in Italia, la Shoah e la tragedia dei desaparecidos argentini. Il nonno morto ad Auschwitz e la figlia uccisa in Argentina negli anni della dittatura militare. Ognuno deve prendersi la sua responsabilità. Io me la prendo e tante altre persone se la prendono, questa responsabilità. E questi ragazzi soprattutto sono lì pronti a prendersi questa responsabilità. Vediamo se miglioriamo un pochino il mondo con più giustizia. E chi lo sa, dicono che tutto sono utopie, sogni, è vero, sono anche utopie probabilmente, ma le utopie qualche volta si possono realizzare. E allora eccoci insieme tutti quanti. Siamo onorati di avere qua in presenza Vera Vigevani, una sopravvissuta alla Shoah che scappò dall'Italia nel periodo delle leggi razziali. E noi del Parlamento degli Studenti non possiamo che ringraziarla, appunto, dandole il nostro ascolto e promettendole che rimanderemo a qualsiasi altra generazione che ci succederà la sua testimonianza. Una testimonianza autentica, vera, di un'esperienza di vita umana straordinaria, dove i ragazzi sono stati partecipi di un confronto facendo domande, emozionandosi, comprendendo quelli che sono i valori di una resistenza, della libertà e della democrazia, della grande mandato che hanno loro per provare a costruire una società migliore, memoria di un pezzo di storia importante. Quindi oggi il Parlamento degli Studenti si è confrontato con un'esperienza di vita vera e credo che questo sia stato per noi come ufficio di presidenza una tappa importante della relazione e del compito che abbiamo a livello istituzionale per trasmettere i valori, poi peraltro fondativi della Regione Toscana, ai valori ovviamente dei nostri giovani, ai valori della storia e soprattutto della libertà. Ed un'altra iniziativa molto importante in Palazzo del Pegaso in questi giorni è stata l'inaugurazione dell'archivio storico del Consiglio regionale. Inaugurato l'archivio storico del Consiglio regionale, il primo esempio in assoluto in una regione a statuto ordinario. Tra la documentazione figurano i verbali elettorali, i resoconti delle sedute consiliari, i verbali dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei capogruppo e la serie generale della corrispondenza. Nell'archivio storico sono conservati tutti gli atti di prerogativa del Consiglio delle prime legislature, le leggi regionali, le proposte di legge al Parlamento e quelle di iniziativa popolare, le petizioni, le deliberazioni consiliari, gli atti di controllo ispettivo e gli atti di indirizzo politico. Fa parte dell'archivio storico anche il fondo Oriana Fallaci, donato al Consiglio dall'asse ereditario nel 2016. Quello che noi siamo è frutto di quello che è stato in questi anni. La Toscana è una regione che non si è mai voltata dall'altra parte. In quell'archivio storico troverete tanto della nostra identità, della nostra storia. Troverete il primo discorso, il discorso di insediamento della Presidente Montemaggi. Troverete tante battaglie che questa regione ha portato avanti. Un luogo aperto ai cittadini e alle cittadine della Toscana per conoscere la propria storia, per poter approfondire, per poter consultare, per poter leggere,
per fare memoria. Insomma, io sono orgoglioso di essere il presidente del Consiglio regionale che dopo tanti anni di lavoro, e ringrazio tutti gli uffici, riuscirà oggi ad inaugurare un pezzo che di storia importante della nostra regione. Ci vollero 25 anni per istituire le regioni dopo la Costituzione. E sono passati 53 anni da quando le regioni sono state istituite. Il paese è profondamente cambiato, è cambiato il rapporto fra le regioni e lo Stato, è cambiato il rapporto fra le regioni e la società e le società e il territorio su cui le regioni lavorano. Questo profondo mutamento non può che essere attestato e testimoniato dagli archivi, cioè gli archivi delle regioni sono importanti tanto quanto le regioni e il tempo che è passato è un tempo che fa sì che questi archivi diventino fonti per la storia del paese. Non tutte le regioni hanno lavorato allo stesso modo, non tutte le regioni hanno un rapporto con la memoria allo stesso modo, ma questo significa di fatto anche una pratica organizzazione del lavoro che le regioni devono darsi per custodire, tutelare e valorizzare la propria memoria. La Toscana lo sta facendo, esiste una eterogeneità in Italia sul trattamento della documentazione delle regioni che è essa stessa significativa dello stato del rapporto fra le regioni e appunto lo Stato centrale. È un momento di festa dell'istituzione, naturalmente la Regione Toscana, chiaramente il Consiglio regionale della Toscana, però è un momento di festa per tutti i cittadini fiorentini e diciamo tutti i nostri concittadini, perché gli archivi non stanno vivendo un momento brillante. Inizierò il mio intervento citando piccoli passaggi di un testo che è ora all'attenzione delle società degli storici. Ci sono grandi difficoltà. Io insegno in un osservatorio campano, insegno all'Orientale di Napoli, ho tantissime tesi, quindi questo mi dà il senso dell'importanza degli archivi anche per i nostri studenti e la difficoltà di trasmetterli come patrimonio civico, patrimonio comune. C'è un po' da lavorare su questo e per questo penso che questa iniziativa sia tanto importante. E chiudiamo con la presentazione di un libro in Palazzo del Pegaso, un volume dedicato al lavoro e alle tante sfaccettature della Port Authority Pisana. C'è il passato, ma soprattutto il presente e il futuro. In una via d'acqua strategica nel libro Port Authority di Pisa, il canale dei navicelli tra nautica, infrastrutture, natura e sport, di Mauro Ciampa e Giuseppe Meucci, con le foto di Irene Taddei, presentato in Palazzo del Pegaso, un'importante occasione di confronto aperta dall'intervento del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Il canale dei navicelli, nato con Cosimo I a metà del Cinquecento per sopperire alla mancanza del porto di Pisa, che si era interrato connettendosi attraverso quest'asta fluviale verso il porto di Livorno, che stava ovendo gli investimenti che poi lo porteranno ad essere quello che oggi è qualcosa che si è convertito in una dimensione più che dei trasporti, della cantieristica e quindi della nautica. E oggi la nautica in Toscana è distretto industriale fondamentale che porta la nautica toscana ad essere fra le eccellenze in Italia. Fra noi e la Liguria siamo chiaramente nell'area più importante della costruzione non solo di navi, ma intorno allo yacht, fra i 30 e i 70 metri degli yacht, vi è tutto un mondo dell'artigianato, vi è tutto un mondo dell'arredo, del design, che crea un indotto formidabile. Quindi da un punto di vista produttivo, economico, grazie al canale dei Navicelli, ecco un'area cantieristica di assoluto valore gestita dalla Port Authority, da questa società mista che mette insieme in sinergia il pubblico e il privato, e questo libro riesce a offrire lo spaccato sia della storia sia di quello che può diventare in futuro.
perché il collegamento poi dall'area cantieristica potrebbe essere proprio con Viareggio, anche se gli investimenti saranno molto forti per rendere agevole il passaggio. Sì, questo canale ha un grande valore per tutto il territorio, per il territorio livornese, per il territorio pisano e in generale per la regione toscana. Il valore di questo libro è di aver attualizzato l'importanza del canale dei Navicelli, mettendo in evidenza appunto la rilevanza della cantieristica che si trova nella darsena pisana e che comunque per interesse anche delle attività svolte anche da altre imprese come Gas & It è strettamente correlata anche al territorio livornese e al porto di Livorno. Quindi è un libro molto interessante perché apre una discussione sulla strategia che i territori devono sviluppare insieme, in questo caso il Comune di Livorno con la darsena Europa, con la progettazione d'ampliamento a mare, il Comune di Pisa con la darsena di Pisa e in generale però l'interesse regionale delle due opere e quindi delle sinergie che si devono comunque costruire tra questi due territori. E mi sembra che siamo sulla buona strada perché diciamo sia il Comune di Livorno che l'autorità di sistema portuale che il Comune di Pisa insieme alla Regione Toscana stanno portando avanti tutta una serie di progetti a partire appunto dal ponte sullo scolmatore che vanno nella direzione di dare funzionalità al canale dei Navicelli in sinergia con l'ampliamento del porto di Livorno. Sulla parte urbanistica è molto interessante secondo me ripercorrere tutte le fasi di formazione dei piani regolatori che si sono succeduti nell'ambito appunto del territorio pisano e abbiamo messo in evidenza un aspetto che praticamente fin dagli anni 60, quindi 57 praticamente, quando Dodi e Piccinato iniziano a studiare il piano regolatore di Pisa, riescono a dare una visione strategica, una visione molto avanzata per il momento, dove praticamente i Navicelli rappresentano un momento di congiunzione, già come era partito praticamente il tema della via d'acqua, che permettono a Pisa di proporre un insediamento di carattere artigianale inizialmente, ma poi che si è rafforzato, come avete visto, con la grande produzione della nautica, che si sviluppa fino a Livorno. Quindi questa visione ci ha far vedere che anche tutti gli atti urbanistici che ancora l'amministrazione comunale sta elaborando devono andare in questa direzione, cioè cercare di rafforzare la parte territoriale, non comprimere gli strumenti urbanistici che danno voce appunto alla parte degli insediamenti artigianali e industriali, ma cercare dei temi molto di area vasta. Il valore di quest'opera è essenzialmente, io penso che si possa racchiudere in una parola, sinergia. Abbiamo fatto sinergia con tutte le realtà cantieristiche, le realtà sportive, le realtà dell'ambiente, quindi questo volume racchiude veramente quella che è l'essenza di questa via d'acqua che è letteralmente esplosa in questi anni, vuoi perché abbiamo fatto delle riforme importanti, vuoi perché abbiamo creduto come amministrazione comunale ma come amministrazione della Port Authority su questo. Ecco, quindi il riassunto, la parola che secondo me egregiamente riassume questo libro è sinergia tra tutte le realtà. È un fiore all'occhiello per entrambe le amministrazioni, un'opera che negli ultimi anni ha visto uno sviluppo importante sia dal punto di vista appunto di sbocco, dal punto di vista navale, ma poi dal punto di vista dell'imprenditoria. Abbiamo lanciato anche quest'oggi all'ingegner Pisano, che è l'amministratore della Port Authority, una sfida anche per quanto riguarda la costituzione in quell'area di un'importante comunità energetica a favore appunto di tutte le imprese che si sono insediate e che si insedieranno, speriamo, in futuro all'interno dei Navicelli, un'opera infrastrutturale strategica. Noi abbiamo lanciato anche il tema della città metropolitana costiera che va appunto Livorno-Pisa-Lucca sul tema infrastrutturale di collegamento, dove all'interno vediamo come punto strategico anche il canale dei Navicelli. Abbiamo voluto quest'oggi presentare questo libro con massima soddisfazione sia per l'impegno che ha svolto l'ingegner Pisano nel ruolo dell'amministratore, ma anche proprio per quanto sia bello in questo libro, in parte, in grande parte, molto fotografico, che racconta un po' l'evoluzione di quel canale, quindi la storia dei Navicelli, oggi diventata Port Authority, che è appunto un patrimonio dei pisani, ma di tutti i toscani, che noi vogliamo continuare a sviluppare, vogliamo continuare a far sì che sia un'opera strategica e infrastrutturale per tutto il territorio.
Questi erano i temi principali della puntata della Voce del Consiglio, che termina qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento ovviamente sempre su RTV 38 per la prossima settimana. Grazie ancora e buon proseguimento. Arrivederci.